Sì, sono un giornalista e mi dichiaro non colpevole, anche se sono tra gli indiziati. Sono anche un cittadino italiano, e vorrei sapere come stanno le cose davvero. E poi sono un amante, come è stato detto, di TED, di Media Lab, di tanti o troppo pochi luoghi nei quali c'è insieme informazione, ispirazione, esempi di persone straordinarie, e ci sono curatori come quelli che hanno organizzato TED Lake Como che hanno gusto per cercare queste cose. E poi c'è quello che è fondamentale, un pubblico che ti fa sentire a casa, che la pensa in modo tale che sembra di averli già conosciuti da sempre. Come cittadino italiano, certamente questa non è la mia esperienza normale. Anzi, devo dire che vorrei sapere come stanno le cose, ma non so in nessun modo come gli altri pensano di scoprire come stanno le cose. Come giornalista vi racconto quello che sta succedendo, il fango di Genova. E il fango dei mercati finanziari, il fango di tutte quelle storie che ci siamo raccontati per anni e che sono collegate con i fatti che succedono, ma molto di più con il modo in cui li pensiamo e li vediamo. Per mettere insieme queste tre identità, che sono poi quello che ciascuno di noi vive, ho tre domande che vi porto e una proposta. Le tre domande vengono da fatti che mi sono successi, un momento straordinario della mia vita recentemente è stato essere invitato a parlare al Media Lab, la grande scuola e centro di studi di Cambridge, al MIT. Mi hanno chiesto di parlare dell'esperienza che stavo vivendo nella ricerca sui nuovi media. L'ho fatto, sono stati tutti contenti, studenti, professori, PhD, hanno ascoltato, fatto domande, finito tutto questo, a uno sono venuti da me e mi hanno tutti più o meno fatto la stessa domanda. Ma perché gli italiani non si ribellano? Ribellarsi ci sono tante condizioni. Una di queste è sapere insieme a chi ti ribellerai, per ottenere che cosa, sulla base di quale diagnosi e di quali fatti che conosciamo insieme possiamo farlo. Sì, quelli del Media Lab mi hanno chiesto così, più o meno pensando che noi, essendo vicino alla Tunisia, potevamo fare come loro. Non sono dei comunisti, sono americani, ma la loro idea è che di fronte a una situazione che va cambiata si deve fare qualcosa. Per farlo, la nostra idea, la nostra esperienza è che bisogna sentirsi insieme per fare questa cosa. C'è un'analisi che ho imparato negli ultimi 10 giorni, vista e raccontata da un professore che si chiama Dan Kahn a Yale, che definisce una condizione sociale particolarmente grave e simile a quella che noi conosciamo. Lui lo chiama cognitively illiberal state, uno stato di cose che è illiberale dal punto di vista cognitivo. Qual è questo stato di cose? È uno stato di cose nel quale la differenza di valori, di ideologie,
di modi di vedere le cose, di giudicarle, è talmente grande che in una società non c'è nessun modo per sapere come stanno i fatti, come stanno le cose, senza che questo venga interpretato come una opinione, come una presa di posizione. Non si può parlare di un fatto senza far credere o sembrare sostenitori di una posizione ideologica o di un'altra. Cognitive illiberal state. Se noi ci pensiamo come democrazia tranquilla e felice, non faremo una ribellione, ma se ci pensiamo come uno stato illiberale, uno stato autoritario dal punto di vista cognitivo, una forma di ribellione la possiamo creare. Mettendoci insieme è la terza questione. Ho l'impressione che quello che abbiamo fatto con i social network, internet, i blog, Facebook sia stato grandioso, ha rimesso in discussione tutto il sistema dei media. Il giornalista che è in me ha vissuto questi ultimi 10 anni dovendo confrontarmi con un soggetto straordinario, nuovo, ricchissimo di capacità, di creatività, che è stato questo pubblico attivo che ha contribuito all'informazione, l'ha criticata, l'ha fatta girare, l'ha fatta diventare più importante ed è diventato un soggetto con il quale ci si confronta, estremamente importante. Ma non è chiaro come sui social network si mettano insieme gruppi di società diversi. In realtà, così come stanno le cose, le piattaforme in questo momento stanno valorizzando i modi veloci con i quali ci si connette, ci si riconosce, ci si gratifica, e questa velocità è legata al fatto che si va d'accordo facilmente. Questa è una dinamica che si sta osservando un po' dappertutto e fa in modo che ci si trovi fondamentalmente con altre persone simili. Si creano dei gruppi, delle isole culturali, ancora una volta separate, come nel cognitive illiberal state, nel quale contano gli atteggiamenti culturali, le posizioni ideologiche, quello che si vuole ottenere, l'attivismo e quant'altro. Non è tutto così, non è internet che crea questo. Sono alcune pratiche che in questa fase dello sviluppo di internet stanno in questo momento prevalendo. È chiaro che non è tutto così, perché, come ci ha dimostrato Frieda Briowski, il progetto Wikipedia è un progetto nel quale tutti conducono e producono qualche cosa insieme. Sto parlando di altre piattaforme, come per l'appunto Facebook o Twitter, dove ci si trova facilmente e velocemente con persone simili. Siamo talmente abituati a persone simili che non ci rendiamo conto di alcune differenze nella nostra società che sono fulminanti. Per me la più fulminante delle scoperte è quella che, per l'appunto, c'è anche su Wikipedia Italia, riporta la registrazione dei dati sull'analfabetismo in Italia, l'analfabetismo funzionale. Le persone che, leggendo il giornale, non capiscono cosa leggono, persone testate per quello che riescono a leggere e a capire di quello che leggono, persone che forse decifrano quello che significano i segni scritti, ma che non capiscono che cosa vogliono dire. E il numero in Italia di persone che sono funzionalmente analfabete, secondo una ricerca dell'OCSE e dell'ONU, è il 47%. Non c'è paese occidentale che abbia questa cifra. Io non ne conosco neanche uno. Non so voi, il mio mondo è chiuso intorno a quelli che leggono, e leggono tanto, che
adottano una dieta mediatica molto ampia, molto ricca, con un sacco di cose, internet, giornali, libri, persino un po' di televisione. Eppure quasi metà di noi non capisce quello che c'è scritto. Scusate, i test sono stati fatti in Italia sulla Gazzetta dello Sport. 47%. Secondo Tullio De Mauro è anche superiore, ma lui è un professore molto severo. Lui è andato a guardare il manuale che l'Istat fornisce a quelli che fanno le interviste su quanti leggono libri in Italia, e ha scoperto che quando una persona risponde no, non leggo libri, il manuale prevede che l'intervistatore debba andare a chiedere un'altra domanda del tipo: ma non ha mai letto nemmeno un libro di cucina? E questo porta qualcuno di quelli che hanno detto non leggo libri a dire sì, beh, un libro di cucina in effetti. Tullio De Mauro dice che siamo a livelli peggiori, ma a me basta il 47%. Che cosa ci portano a dire queste osservazioni e queste condizioni nelle quali siamo? C'è una grande opportunità che è internet, grande apertura, grande partecipazione, grande energia innovativa. C'è una situazione di frammentazione nella società, tale per cui io non conosco nessuno di questa metà della popolazione italiana che non sa capire quello che legge, se legge. E c'è una condizione nella quale l'ideologia, la differenza valoriale, separa così tanto che io non posso sapere quali sono i fatti, perché i fatti vengono sempre presentati come se fossero a sostegno di alcune posizioni rispetto ad altre. Ultimo esempio, ma vi prego, scandalizzatevene con me, c'è stato un dibattito sia in Toscana che in Veneto relativamente al fatto che è ora di finirla con queste previsioni del tempo, perché quando le previsioni del tempo dicono che piove si diminuisce il turismo nelle città d'arte dove questo significa avere reso opinione anche le previsioni del tempo. Noi siamo in questa condizione. Ma internet è una grande opportunità, non tanto perché così com'è funziona e fa tutto e mette tutto a posto. Internet è una grande opportunità perché non cessa di alimentare la possibilità di innovare ancora un po', di aggiungere un altro tassello al percorso che stiamo facendo, che vi ricordo è molto breve. Non abbiamo conosciuto internet da tanto tempo. In Italia nel 95 erano 100.000 persone connesse e adesso siamo arrivati nel 2011 a superare la metà, dice il Censis, dei connessi. Tra l'altro quest'anno è l'anno in cui per la prima volta 4 referendum sono stati vinti da quelli che sostenevano il sì, nonostante la bassissima informazione che è stata data in televisione e nonostante che i giornali stiano vendendo sempre di meno e non raggiungano la maggioranza della popolazione. E tutti gli osservatori hanno detto che il 55% degli italiani che è andato a votare lo ha fatto informandosi con internet. Internet è importante e si può migliorare. La proposta che vi lascio negli ultimi 3 minuti e 44 secondi è relativa a una fondazione che è nata a Trento sulla base del grande distretto della ricerca che c'è là, che si propone di aggiungere pezzettini di innovazione a internet che vadano nella direzione di incentivare un comportamento di chi fa informazione in rete orientato a condividere un metodo simile, comune, con il quale si definisce quello che è informazione e quello che non lo è. La fondazione si chiama HREF perché è parte del codice HTML con il quale si scrivono le pagine internet,
ed è quella parte che fa cominciare i link. Quindi ogni link comincia sempre con un href, anche se il browser non ce lo mostra. La fondazione dei link. La fondazione dei link, una delle cose che ha fatto è stata questa piattaforma che si chiama Timu, che in Swahili vuol dire facciamo squadra, squadra, e lì vengono chiamati a partecipare i cittadini che vogliono fare informazione, segnalare l'informazione che già fanno su tutti i media che adesso possono utilizzare. Vengono proposte, è aperta a organizzazioni, fondazioni, aziende che vogliano lanciare delle inchieste, a autorità locali che vogliano sostenere e supportare i cittadini che vogliono fare queste inchieste. Tutti insieme accettano però che su Timu si faccia informazione sulla base di un metodo condiviso, molto semplice, del tipo farò informazione in modo accurato, dichiarando trasparentemente i miei eventuali conflitti di interesse e perché faccio certe cose, dicendo che seguirò la legge e verificherò le fonti. Un metodo che favorisce e rende possibile fare in modo che i cittadini dichiarino in modo aperto un modo per fare l'informazione e che quelli che incontrano quello che i cittadini che in questo modo producono informazione leggono e si informano con quello che viene prodotto da lì, sappiano qual è perlomeno l'intento che quei cittadini hanno seguito. Non c'è nessun altro modo per far funzionare questo sistema che non sia semplicemente la dichiarazione spontanea di una responsabilità che i cittadini possono prendersi per fare informazione, un'informazione accurata, trasparente, che verifica le fonti e che si dichiara orientata a seguire la legge. Ma se lo si dichiara esplicitamente, ci si prende una responsabilità nei confronti degli altri, ci si fa conoscere in quanto vogliosi di prendersi questa responsabilità e si incontrano gli altri cittadini su un altro piano, un piano nel quale prima di discutere delle opinioni ci si mette d'accordo su come si può sapere come stanno le cose. Io credo che questo potrebbe aiutarci. Thank you.